Chi organizza un evento pubblico dalla sagra al concerto sa quanto impegno è necessario per la buona riuscita della manifestazione. Le direttive dello scorso anno, che avevano fatto seguito alla tragedia di Piazza San Carlo a Torino, avevano imposto regole più restrittive in nome della sicurezza, norme che avevano suscitato polemiche per la difficile gestione, soprattutto dove i budget sono limitati. Altre indicazioni sono arrivate con la nuova circolare ministeriale del 18 luglio 2018, illustrata questa mattina in una riunione convocata dalla prefettura alla presenza di sindaci e responsabili della sicurezza. Fondamentale è la collaborazione tra organizzatori, sindaci e forze dell'ordine. In quella sede si fanno delle valutazioni e si verifica se le misure approntate o pensate dall'organizzatore siano sufficienti oppure richiedono una integrazione. Questa integrazione di dispositivi, sia in termini di safety e di sicurezza, si può fare anche a seguito di appositi sopralluoghi fatti sui luoghi dell'evento. L'anno scorso abbiamo fatto un paio di sopralluoghi a Borgonovo, perché sapete che c'è una fiera molto importante che si svolge il giorno di Pasqua e il giorno successivo, che ha visto la partecipazione di oltre 40.000 persone nell'arco di un pomeriggio. Il comitato si è anche riunito per i venerdì piacentina e ha espresso il suo parere, quindi è un'interazione continua che ci deve essere sempre e che continuerà. Questa direttiva spiega nel dettaglio quello che già in realtà la normativa prevedeva, però fornisce uno strumento chiaro per le amministrazioni locali, per i sindaci, per intervenire e per organizzare correttamente le manifestazioni che riuniscono dei requisiti di maggiore criticità. Che bilancio possiamo tracciare finora delle manifestazioni svolte in questa estate piacentina? Mi sembra che il bilancio sia assolutamente positivo. Questo incontro con i comuni, che ringrazio, è in prospettiva quella di preservare e continuare ad assicurare alle persone, alla cittadinanza che affolla queste manifestazioni, la sicurezza maggiore.